Allora, il progetto Why Ischia nasce con la collaborazione di alcuni ragazzi ischitani, alcune altre persone che sono legate con il cuore ad Ischia. Con me io ho qua il regista Leonardo Bilardi e l'attore Antonello Pascale. Che cosa significa Why Ischia per noi? È la promozione del territorio isolano di Ischia attraverso musica, immagini e merchandising. A proposito di questo, io sono musicista, scrivo delle canzoni, dei testi e appunto attraverso le immagini di Leonardo Bilardi, che sto qui a presentarvi, raggiungeremo il pianeta, cioè attraverso appunto le immagini stupende di Ischia, attraverso la musica creata appunto da noi e anche attraverso l'immagine visiva di uno dei protagonisti del videoclip, che sarà di Why Ischia. In che modo viene coinvolto il territorio? Quindi che tipo di risposta avete avuto anche dalle istituzioni, dall'associazionismo e nel concreto quali saranno i prossimi impegni per cercare di entrare nelle attività proprio concretamente? Certo, allora noi questa sera abbiamo parlato con tutte le amministrazioni isolane, quindi di tutti i comuni al di fuori di Casamicciola, perché conosciamo già il discorso di Casamicciola Terme, ma sostanzialmente ci hanno dato già un ottimo riscontro e la prossima settimana invieremo il progetto illustrato di questa sera con una lettera di intenti e di un business plan appunto che possa far sì che nel prossimo Consiglio Comunale ci possa essere una delibera a favore appunto dell'associazione Why Ischia. Nel contesto anche abbiamo fatto un'ulteriore riunione con le associazioni di categoria e non, e alcuni anche cittadini che sono venuti di loro spontanea volontà, appunto per presentarci e per far capire che cosa vogliamo fare noi per Ischia. Infine, vista l'esperienza di Procida, si può parlare anche di un caso concreto, no? Che tipo di risposta avete avuto lì? Anche quali risultati a questo punto avete ottenuto? Allora, Procida è andato molto molto bene. Casualità ha voluto che il videoclip di Procida fosse più visto dall'estero che in Italia, e infatti abbiamo realizzato diversi milioni di visualizzazioni, soprattutto dall'estero, dalla Germania, dall'Austria, piuttosto che dal Sud America, degli Stati Uniti, dal Giappone e dall'Oceania, appunto perché praticamente le persone anche che non conoscevano assolutamente Procida volevano realizzare un viaggio appunto sull'isola Perla del Mediterraneo.